Eccoci con Felice Melchionna nell'allenamento di oggi, venerdì. Siamo alla partita della stagione, probabilmente quella di domenica prossima, contro Pomigliano. Allora, gara 1 di playoff è andata benissimo, nel senso che si è vinto molto bene, e adesso la settimana credo che sia passata in tranquillità per questo match che vale sicuramente un posto in Lega Pro. Siamo consapevoli di aver superato un primo turno con molti ostacoli e soprattutto contro una squadra che nel campionato regolare avevamo solo ottenuto un pareggio in casa, quindi una squadra ostica, difficile e composta anche da ottimi elementi. E questo sicuramente ci dà slancio e convinzione ancora maggiore ai nostri mezzi di andare a Pomigliano, pur consapevole di avere un unico risultato, che è quello della vittoria, però di potercela giocare ad armi pari contro un'altra ottima squadra e che in casa sicuramente è un grande fortino, però siamo consapevoli di avere una squadra che può andare a Pomigliano e superare il turno. Domenica scorsa è stata la vittoria dei giovani, quindi si è messo di sotto questo fatto, sicuramente è un evento importante, credo, no? Ma penso che i giovani che abbiamo in organico sono tutti dei giovani interessanti, promettenti e che hanno un grande futuro davanti a sé. È ovvio che con i giovani si deve andare sempre con i piedi di piombo, cercando di non bruciarli e di non farli convincere che sono arrivati. Sono giovani che hanno bisogno di lavorare ancora tanto, lo stanno facendo con molta applicazione, con molto entusiasmo, e questo l'entusiasmo penso che è la loro arma in questo momento più importante che ci possono dare. E sicuramente se qualcuno di quelli che domenica ha fatto bene sarà riproposto, perché ritengo che anche in queste settimane ha svolto degli allenamenti importanti e ha ancora quell'entusiasmo che cerco io per domenica. Abbiamo parlato del Pomigliano, l'unica squadra, posso anche essere smentito da lei, che qui al Recinello è stata la migliore espressione, che ha giocato qui, venne qui a giocare per vincere la gara rispetto ad altre che sono venute a fare il loro gioco sparagnino. No, non si può smentire, perché la verità è una squadra che sia l'andata che ritorno ha giocato ad armi pari contro di noi, ha giocato comunque in entrambe le occasioni per cercare il risultato. E poi non è una squadra l'ultima arrivata, è una squadra formata da gente di esperienza, di categoria e con giovani bravi, quindi una squadra che è stata allestita per vincere il campionato, si è ritrovata al secondo posto e adesso lotta per superare il turno, perché credono, come crediamo noi, in una possibile comunque possibile ripescaggio. Quindi entrambi sarà una partita di cartello, una partita importante, dove noi scenderemo in campo con l'unico obiettivo, che è quello di superare il turno, come d'altronde faranno loro. Situazione infortunati e squalificati non credo, ma comunque mi dica lei, insomma, se ci sono problemi di squalifiche infortuni. Ma rispetto a domenica sicuramente abbiamo Calambui che rientra dall'infortunio, D'Agostino che rientra da una giornata di squalifica, per il resto abbiamo la formazione al completo, indipendentemente dagli altri uomini che ci mancano ormai da diverse partite, che sono Mortelliti, Niscemi e Mendola, che per vari problemi non fanno parte ormai da qualche settimana del Gaeta, però chi è rimasto e chi sta seguendo questo progetto lo sta facendo in maniera seria, in maniera importante, con la voglia di arrivare fino in fondo, perché questi sono ragazzi eccezionali e encomiabili per tanti aspetti e che hanno la voglia di proseguire in questo progetto, in questo cammino. Per vincere la Pomigliano che cosa ci vuole? Per vincere la Pomigliano ci vuole l'umiltà, ci vuole entusiasmo, ci vuole grande corsa. Fortuna pure anche va bene, eh? Anche fortuna va bene. Ma la fortuna quella è una componente che ci deve essere comunque in tutte le partite, quindi la do per scontata, perché fa parte ormai della vita in generale avere un pizzico di fortuna per andare avanti in tutte le situazioni. E quella di domenica è una partita dove bisogna avere la pazienza giusta, sapere che ci giochiamo la partita non in 90 minuti ma in 120 minuti, non avere la fretta di andare a fare gol, non essere presuntuosi e precipitosi nelle situazioni di gioco. Dobbiamo cercare di essere umili, cercare di giocare facile, di mettere in pratica la nostra filosofia, che è sempre la stessa, anche in una partita così importante. Anche domenica credo che ci sia una presenza importante di pubblico, di Pomigliano, Gaetano chiaramente intendo.
Ma il nostro pubblico c'è sempre stato vicino, sia quando sono venuti in 20, sia quando sono venuti in 200, hanno avuto sempre comunque il nostro, abbiamo sempre comunque avuto il loro sostegno. E quindi ci aspettiamo sicuramente un esito importante in quel di Pomigliano, anche per la vicinanza che percorre tra le due squadre, per il tragitto, quindi, e per la partita sicuramente, per l'importanza che ricopre questa partita. Quindi penso che il nostro pubblico sarà con noi ad incitarci e a darci un'ulteriore spinta a superare questo traguardo. Si dice che chi vince questa gara già è in Lega Pro, lei è d'accordo? Ma sicuramente avrà dei grossissimi vantaggi per quanto riguarda la domanda di ripescaggio, però il nostro obiettivo non è quello di fermarci sicuramente a questo turno, ma quello di arrivare alla finale del 29 giugno, perché abbiamo i mezzi, abbiamo le qualità e sicuramente abbiamo l'entusiasmo per arrivare fino in fondo. In bocca al lupo per domenica. Crepi Luca. Grazie.